Amici di FanFixer, buonasera. Quello che vi proponiamo oggi è un update. Finalmente Samsung decide di aggiornare i propri device del tipo Galaxy Grand Prime ad Android Lollipop. Abbiamo già eseguito il download proprio poche ore fa di questo update. Lo stiamo installando e lo proveremo immediatamente per voi. Vi rimandiamo all'aggiornamento completato. A presto. Amici, eccoci qui tornati. Sempre da PhoneFixer, l'aggiornamento al Galaxy Grand Prime è stato effettuato, come ci dice il dispositivo. Ora vediamo che cosa succede. Aspettiamo. Vediamo cosa Lollipop porta di nuovo in questo device di casa Samsung. Eccoci tornati con il nostro Galaxy Grand Prime. Vediamo. Andiamo a vedere cosa è successo. Solita pubblicità di Google. Ora sta installando tutte le app di Samsung. Si è connesso alla rete Wi-Fi, possiamo vedere. Sta installando l'app Expo. Non so perché Samsung continua a mettere le app Expo anche se l'Expo è terminato. Ora sta installando le app della Team. Lasciamolo fare. Eccoci tornati. Vediamo che qui gli update sono finiti. Ricordiamo che questo è un Galaxy Grand Prime marchiato operatore TIM. Alziamo un po' la luminosità, vediamo che già cambia. Già le scritte sono diverse. Aggiorniamo le varie app in sottofondo. Lo store era già cambiato qualche giorno fa. Ecco che partono gli update. Andiamo a vedere. Non ci sono più quelle barre colorate che c'erano prima, molto più material design e ci porta alla versione 5.0.2. Eccoci qua. Quindi abbiamo le varie barre, il vario task manager che scorre così, differente da prima, abbiamo qualche icona è stata cambiata da Samsung, il device ci sembra molto fluido. Andiamo a vedere, spazio di archiviazione insufficiente, ormai questo è un classico di questi device con 8 GB di ROM, faremo un pochettino di spazio e aggiorneremo. Non ci sembra che il device sia rallentato.
E siamo felici che Samsung aggiorni device di fascia medio-bassa. Per questa piccola parentesi updates è tutto. Un saluto dal nostro Gran Prime aggiornato all'Hollipop da Pescara, amici di Phone Fixer. Alla prossima!